E devo anche dire che con orgoglio il sindaco, fin dal 2022, con il progetto di Napoli Città della Musica, ha iniziato una bellissima collaborazione con Emanuele, che noi sempre ringraziamo. Abbiamo iniziato con la festa della musica nel carcere di Poggio. L'unione della popolanza, da napoletani, l'hanno sempre tenuto. E non è scontato, però si sta. La cosa che ringrazio veramente il sindaco è la vicinanza a me. Sono del 2000, un ragazzo, quindi il resto conta poco. Io sono andato a Sanremo con un obiettivo che era di portare il dialetto napoletano, la lingua napoletana anzi, e ci sono riuscito. Alla fine il risultato conta poco, sono rimasto contento di tutto. Sono stato grato del supporto della mia città, che anche quello non era scontato, è stato esagerato. Le persone si sono sentite veramente in diritto di supportarmi. E alla fine è vero, quando un prodotto esce da Napoli, i napoletani ne sono proprietari, quindi io sono proprietà di Napoli. La targa con la medaglia della città per Emanuele Palumbo Giolier, figlio di Napoli, in segno di gratitudine ed ammirazione per il prestigioso traguardo conseguito per aver rappresentato la città e la sua cultura musicale nella gara canora più prestigiosa del paese, che è il Napoli, grande città della musica, sostiene i suoi talenti. Ciao Manu! Paletto!